Buonasera a tutti, ci tengo a ringraziare, li ho appena visitati, donne e uomini che stanno lavorando ininterrottamente da ore, giorno e notte, lo faranno anche stanotte per garantire trasparenza, efficienza e comunicazione in tempo reale agli italiani di come gli italiani stessi hanno votato. E quindi ringrazio tutta la struttura del terminale. Alle mie spalle c'è il dato assodato e definitivo che potete analizzare e che, ripeto, ci servirà e mi servirà più che dal Ministro, al Segretario della Lega, per mantenere l'impegno preso dagli italiani di cambiare gli equilibri in Europa, cambiare le politiche di bilancio europee, a maggior ragione se è addirittura d'arrivo un'altra lettera educata e verbata di cui non vedo l'ora di conoscere i contenuti, e con altrettanto garbo risponderemo anche in base al consenso popolare, dicendo che l'Europa della precarietà e della disoccupazione per noi si è chiusa ieri e si apre un'altra stagione. Stanno arrivando i dati dei comuni, ovviamente per avere dati che non siano proiezioni, exit poll o sondaggi che hanno dato ieri dimostrazione del fatto che si possono spendere altrimenti questi soldi, però questa è una considerazione che ognuno farà nella propria azienda. C'è il dato su Regione Piemonte, abbiamo il dato aggiornato in tempo reale che ci viene comunicato dai territori, inserito in banca dati al Ministero dell'Interno, che riguarda ormai quasi il 25%, anzi più del 25%, siamo quasi a un terzo delle sezioni scrutinate, e quindi a occhio, con tutta la scaramanzia del mondo, vedete 1.354 sezioni su 4.807, il distacco fra il candidato del centro-est e quello uscente del centro-sinistra di 10 punti percentuali, quindi si immagina che il trend possa essere confermato, quindi è l'ultima delle regioni amministrate dal PD e dalla sinistra che probabilmente fra qualche ora cambierà indicazione, cambierà orientamento. Conto, e poi rispondo alle vostre domande, che sia convocato già entro questa settimana il Consiglio dei Ministri, perché il famoso decreto sicurezza bis, che è norma importante contro la camorra, contro gli spacciatori di droga, contro i teppisti da stadio, contro i trafficanti di esseri umani, è pronto per essere presentato, discusso, approvato e diventare legge dello Stato. E quindi ringrazio la Polizia di Stato e la Polizia Ferroviaria in particolare, che in questo weekend elettorale ha fatto una campagna di controlli straordinari sui treni e nelle stazioni italiane, con 10.000 controlli, decine di arresti, centinaia di interventi a tutela dei viaggiatori e delle viaggiatrici che prendevano i treni per spostarsi e per votare, a dimostrazione del fatto che ovviamente il Ministero è una macchina che non si ferma anche in concomitanza delle scadenze elettorali. Se ci sono domande rispondo volentieri, e comunque ci tengo ancora una volta a ringraziare uno per uno i 9.150.000 più o meno cittadini italiani che hanno dato forza al movimento politico che ho l'onore di rappresentare, quindi useremo sul tavolo europeo questa forza che gli italiani ci hanno dato. Prego. Ministro, buongiorno, Tabaglione di Scadigi 24. Una domanda per quanto riguarda il fronte italiano e una per quanto riguarda il fronte europeo, che è molto interessante. In Italia si è ribaltato il voto del 4 marzo per quanto riguarda le percentuali tra Lega e Movimento 5 Stelle, quasi a specchio. Lei ha già detto che il governo deve continuare, ha ribadito la sua lealtà a Conte. Le chiedo se ha intenzione di ribaltare il contratto di governo, perché all'interno ci sono priorità del Movimento, priorità della Lega, e magari con questa forza elettorale si potrebbe pensare a cambiare. Per quanto riguarda il livello europeo, come inciderà? Perché il gruppo parlamentare nel quale voi dovreste confluire dovrebbe rimanere, almeno seguendo i numeri che ci sono a livello europeo, dovrebbe avere una forza abbastanza contenuta rispetto a quello che si poteva immaginare. No, sono due no, le risposte, molto onestamente, nel senso che il gruppo parlamentare a cui la Lega darà anima e corpo punta ad avere fra i 100 e i 150 membri. Noi su questo stiamo già lavorando da ieri notte. Quindi di questo gruppo faranno parte anche alcuni movimenti politici che il giornalismo italiano alloca altrove sulla base dei vecchi schieramenti nel vecchio Parlamento europeo, ma ci sono già dei cambiamenti in atto. Alcuni dei leader europei che avete visto sul palco in Piazza del Duomo 15 giorni fa
hanno già aderito alla nostra nuova proposta di alleanza, pur se voi li avete lasciati ancora nelle vecchie categorie di appartenenza. Quindi contiamo di essere in tanti, determinati e determinanti. A prescindere da quale sarà l'equilibrio, comunque il voto di ieri in giro per tutta Europa ha sancito la fine della vecchia Europa fondata sull'austerità e la precarietà, e chiunque vada a governare, tradotto, se anche trovassero un'alleanza socialisti, democristiani, liberali, verdi, comunisti e tutto il resto del mondo per escludere i sovranisti che sono il pericolo pubblico numero uno, comunque anche il voto degli altri popoli europei ha dato un mandato chiaro: l'Europa dei tagli e della disoccupazione è fallita. È stato bocciato Tsipras in Grecia, la Merkel, Macron, Theresa May, ovunque l'Europa della precarietà e della disoccupazione è stata bocciata. La stessa avanzata dei Verdi, in alcune realtà, penso alla Germania, chiede il superamento dei vincoli economici, quindi comunque vada sarà un successo. Parafrasando, noi contiamo di essere parte di questo successo. Per quello che riguarda il ribaltamento del contratto di governo, no, a noi basta che venga fatto bene in fretta quello che già abbiamo sottoscritto l'anno scorso, quindi riduzione delle tasse, riforma della giustizia, che è fondamentale per il paese civile, autonomia, e mi sembra che il voto alla Lega uniforme nord, centro e sud, fatto che io sia stato il candidato più votato con più preferenze in regione Calabria, mi sembra che sia significativo del fatto che l'autonomia non spaventa più, anzi, il modello di gestione su base territoriale è il futuro, quindi mi auguro che i tentennamenti e le polemiche delle ultime settimane siano acqua passata. Buonasera Ministro Salvini, Laura Berlinguer, Mediaset. Volevo, lei ha parlato poco fa del decreto sicurezza bis, quello che non è stato approvato negli ultimi 10 giorni. Volevo sapere se tutte le resistenze che ci sono state anche da parte del suo alleato, del Movimento 5 Stelle, pensa che siano superate. E poi volevo dirle che poco fa Luigi Di Maio ha ribadito che il Movimento 5 Stelle farà argine. Ha ribadito, insomma, quello che ha detto durante la campagna elettorale. Argine a chi? Argine rispetto alle politiche del governo, continueremo a essere argine, questo sono le parole del suo collega vicepresidente del Consiglio. Io rispetto, se uno si sente argine, io rispetto questo tuo stato emotivo, quindi non vedo perché dovrei contestarlo, a me basta che il fiume scorra in direzione non ostinata e contraria, ma vada verso valle su quello che è stato concordato, e poi uno si ritiene argine su quello che preferisce. Non hanno vinto gli estremisti, io leggevo anche qualche analisi, però oggi leggevo alcuni parlamentari del Partito Democratico, e lo dico col massimo della distensione, che parlano di onda nera, di regime, di dittatura, di troica, di avanzata delle truppe, come se stessimo tornando indietro nella storia. Ha votato decine di milioni di italiani, io chiedo rispetto non per Salvini e la Lega, ma chiedo rispetto per il voto del 34% degli italiani, che non sono estremisti, matti, nazionalisti, razzisti, fascisti, nazisti. Ha vissuto una campagna elettorale surreale, dove io ostinatamente parlavo di Europa, di politica agricola comune, di direttiva sulle banche, di direttiva Bolkestein, di bilancio dei prossimi 7 anni, mentre il dibattito del mainstream e del politicamente corretto si occupava di striscioni sui balconi. Gli italiani hanno scelto la vita vera e hanno lasciato gli striscioni sui balconi. Punto. Quindi ognuno sia argine rispetto alla perdita del tempo di se stesso, e per quello che riguarda il contratto non vedo l'ora. Il decreto sicurezza è pronto, ma era già pronto settimana scorsa. E sono stati superati gli ostacoli che c'erano? Erano già stati superati anche settimana scorsa per opportunità elettorale, immagino mi sia stata chiesta una settimana in più. Io sono un ragazzo ragionevole, quindi non mi impunto, detto è pronto, secondo me prima lo si approva meglio è. Perché ad esempio in questi ultimi giorni fortunatamente non si sono registrati sbarchi, barchini o barconi, però l'estate è alle porte, quindi avere delle regole certe su cosa si può fare o non si può fare in mare è fondamentale. E voglio tornare a Napoli a decreto approvato, perché quel decreto assume 800 persone a tempo determinato nei tribunali per eseguire le pene già comminate a 12.000 delinquenti, che però non sono in carcere perché non c'è personale per mandare in carcere. Quindi il decreto era pronto, è pronto, il Presidente del Consiglio ovviamente è il titolare
della convocazione del Consiglio, se lo convoca domani sono pronto, mercoledì sono pronto, giovedì sono pronto, venerdì sono pronto, sono qua, decreto è pronto, non vedo l'ora. Serena Scorsoni, Vera News 24. Prego. Buonasera. Una curiosità, con i suoi di governo Di Maio e Conte si è sentito e dall'altro lato con Meloni e Berlusconi? Se devo essere onesto, ho sentito il Presidente del Consiglio questa mattina, che mi ha fatto i complimenti, lo ringrazio, conto di sentire in progress tutti gli altri, però in queste ore sto sentendo sindaci, questori, prefetti, presidenti di seggio, quindi cerco di svolgere a pieno il mio ruolo di ministro, e i papà, visto che sto sentendo i miei figli, di quanto non li abbia sentiti, non ho ancora sentito né telefonicamente né Di Maio, né Berlusconi, né la Meloni, e li sentirò sicuramente nei prossimi minuti. Buongiorno, anzi però lavora. Ministro, sono due ma sono veloci. La prima, il suo omologo vice premier Di Maio chiede un vertice di governo quanto prima, vogliamo sapere se lo incontrerà già oggi. E la seconda, se lei si sente in qualche modo di essere diventato azionista di maggioranza di questo governo. No, piedi ben piantati per terra, perché a proposito di omonimi c'è qualcuno che vinse e stravinse le elezioni europee e poi perse il contatto con la realtà. Io userò questo consenso umilmente per provare a cambiare le regole europee che stanno danneggiando l'Italia e l'economia italiana. Non peraltro, vertice sì, io figurati, erano settimane che cercavo di avere un dialogo sereno, pacato e costruttivo, e quindi ripeto, come per il decreto, sono qua oggi, sono qua domani, dopo domani, non ho preso impegni. Gli unici impegni da giovedì in avanti me li prenderò per i ballottaggi nei comuni dove ci saranno candidati della Lega da sostenere. I ballottaggi saranno tanti a giudicare dai primi dati, anche se non sono in grado di essere più preciso, però quindi, se c'è da decidere cosa farlo e in che tempi, io sono qua. Anche perché alcune idee, ad esempio sulla riforma fiscale, ce le ho ben chiare in testa da settimane. Grazie al Ministro, senatore Trenorba, è soddisfatto, si aspettava i risultati della Lega Sud? No, non mi aspettavo una vittoria con queste dimensioni, anche perché, ripeto, poi cosa ha fatto a Capuano. Però se vado a rileggermi tutte le analisi dotti professori, dei sociologi e dei sondaggisti fino a ieri, non me lo aspettavo io, ma non se lo aspettava nessuno. Abbiamo passato settimane a commentare il nervosismo di Salvini e il drammatico tracollo della Lega. Vorrei avere tracolli simili per i prossimi 20 anni di attività politica. È una responsabilità enorme, ripeto, essere politico più votato dai cittadini calabresi, mi dice che ho fatto bene andare a partire, ma ci devo tornare per combattere la battaglia contro l'Andrangheta. Sono convinto che sia anche un voto di fiducia per alcune scelte come quelle dell'autonomia, che responsabilizzano i territori, i governatori e i politici, soprattutto al sud. Perché il Sud ha avuto una classe politica che per troppi anni ha sbagliato, ma trovava sempre le colpe in casa altrui. E invece chi lavora bene va premiato, perché ci sono alcune eccellenze al Sud, basta guardare il tasso di occupazione, la raccolta differenziata, la presenza di alcune università, di alcuni istituti ospedalieri di assoluta eccellenza. Però se qualcuno sbaglia a fare il suo lavoro deve risponderne, quindi l'autonomia significa questo: premiare chi fa bene e richiamare all'ordine chi non fa. Quindi sono estremamente orgoglioso anche del voto dei cittadini romani. Tante polemiche, sembra che il voto dei cittadini romani sanciscano il fatto che dal sindaco di Roma i romani si aspettano tanto di più, altrimenti non ci avrebbero dato queste migliaia e migliaia di consensi. Buonasera, Cristina Santoni del telegiornale della 7. Volevo tornare proprio sulle modalità di questo vertice di governo. Di Maio ha fatto un po' autocritica, ha detto vi parliamo ma non molliamo. Vorrei però che le richieste mi fossero fatte di persona e non ad altri. Dal suo punto di vista c'è qualcosa che vuol mettere sul piatto nelle nuove modalità di comunicazione con Di Maio per portare a termine questo contratto, vista che la campagna elettorale è passata? C'è qualcosa proprio personalmente che si sente di mettere sul piatto?
Ma basta lavorare bene come si è fatto nei primi 9 mesi. Poi quando si è entrati nel mood aggressività della campagna elettorale, allora ognuno ha detto la sua. Io poi dopo un po' ho smesso di rispondere, ho smesso di agitarmi, ho smesso di preoccuparmi e sono andato avanti dritto. Evidentemente è un atteggiamento premiato anche dagli italiani. Detto questo, confrontarsi sui temi, anche su quelli su cui c'è discussione aperta, fa bene. Fa bene anche perché in passato si convocavano vertici di maggioranza per nominare ministri, viceministri o sottosegretari. Qua non ci sono poltrone da scambiarsi, però ci sono idee su cui confrontarsi, ci sono uno sblocca cantieri e un decreto crescita in Parlamento che devono essere approvati il più velocemente possibile. E penso che il voto degli italiani ci dica: fate bene, fate in fretta e lasciate lavorare le imprese. Quindi mettere vincoli, tetti di spesa, appalti, subappalti, gare europee e 6.000 passaggi burocratici nel nome del controllo. No, più complicata è la gara d'appalto, più facile che qualche furbo si inserisca. Quindi il messaggio coniugato al decreto crescita, al decreto sblocca cantieri è: fate veloci e lasciate che la gente lavori. Non possiamo avere dei presunti colpevoli fra i sindaci o fra gli imprenditori. Lasciamo che la gente lavori, apra questi cantieri. Salve, Cecilia Pimerano del TG1, volevo fare questa domanda. Allora, lei ha parlato delle priorità, decreto sicurezza, tasse, riduzione delle tasse, autonomie, però la schermata che c'è dietro del Piemonte richiama il tema della TAV, che è stato oggetto di divisione insomma in questi mesi nella maggioranza. Allora le chiedo, sul tavolo metterà anche questa questione, quella della TAV? È chiaro che nel contratto di governo c'era la revisione completa dell'opera. L'opera è rivista, può essere rivista. Io userò i milioni di consensi per andare a ricontrattare anche la quota di finanziamento europea a vantaggio dell'Italia, che penso potrà aumentare corposamente. E poi, se la democrazia ha un senso, se questi sono i dati, per carità, siamo a un quarto dello scrutinio, però se la Lega ha il più o meno il 36%, quindi quasi il triplo dei voti rispetto agli amici dei 5 Stelle, vuol dire che i piemontesi si sono espressi e si stanno esprimendo abbastanza chiaramente. La democrazia vince le eventuali nuove resistenze dei 5 Stelle. In ogni caso se ne riparla in autunno, perché il bando è aperto, ve lo ricorderete, quindi è aperto per alcuni mesi, le aziende stanno riflettendo. Sicuramente il voto piemontese, non dico che sia un referendum, ma poco ci manca, mi sembra che i risultati del referendum siano evidenti, anche perché, aggiungo, in altre zone del paese interessate da altre infrastrutture, penso alla Pedemontana Lombardo-Veneta, che il ministro Costa, su cui aveva mosso delle eccezioni, mi sembra che anche lì la Lega in Lombardia sia al 43% e in Veneto addirittura a livello superiore, quindi mi sembra che il voto popolare sia abbastanza chiaro sul fatto che gli italiani vogliono viaggiare, vogliono lavorare, vogliono inquinare di meno, perdere meno tempo e spendere di meno. Quindi i cantieri vanno conclusi. Ponte di Reuters, sempre oggi Fiat ha presentato il piano di integrazione con GS Renault. Nel nuovo gruppo lo Stato francese ha una quota circa l'attuale del 7,5%. Ritiene opportuna la presenza pubblica italiana per bilanciare quella dello Stato francese? Innanzitutto mi sembra una brillante operazione che spero possa essere portata a compimento. Se fosse richiesta una presenza istituzionale italiana, assolutamente doverosa, perché il comparto auto è fondamentale per la crescita dell'economia del nostro paese e questo sarebbe un colosso di dimensioni mondiali, e quindi mi auguro che la trattativa vada a buon fine. Ci sono altre domande? Grazie mille, buon lavoro a tutti.